pace nera comunque. Perché allora il vento in realtà non mi ha dato fastidio, mi ha dato fastidio forse un po' qua all'arrivo, che sentivo un pochettino che mi stavo spostando verso Santa Teresa. Però in mezzo alle bocche, anzi, mi sentivo bene. Era più calmo. Era più tranquillo. Ma di fatto dopo se vedi ogni mezz'ora, perché io ti ho segnato. Bravissimo, anche infatti voglio poi vedere le medie. A parte i punti, anche il tragitto è già fatto. Quindi vedi ogni mezz'ora. All'inizio sei partito un pelinino più lento. Poi sì, all'inizio perché avevo paura di. Se parto troppo a bomba, poi mi inchiodo subito alle spalle. Devi fare a meno della muta. Ma guarda, alla fine qua ho avuto, non dico un po' freddo, però giusto quando si ripeto proprio qua all'arrivo, sarà anche magari un po' la stanchezza, le ore in acqua, alla fine è andata bene così, guarda. Bene. Quanto è stato il tempo lì? Ma penso 4 ore e 45, i minuti precisi non li ripeto. Abbiamo iniziato alle 8.43, sei arrivata ai 29. Sul sito compare Carlo subito. Stasera entra lì, basso. Ho fatto anche qualche film. Grazie, grande. E quello che puoi mettere. Anche le foto dello staff. Bene. La porchetta. No. Io vi consiglio. Anche la porchetta. Anche la porchetta. Invece io ti consiglio di fare come quelli di Gibilterra che hanno fatto un'associazione. Ti organizzi così, fai su un casino di gente che vuole fare la traversata. Ci vuole poco. E che consumiamo tutta la porchetta? La porchetta con la pelle. Birra e sì. C'è più birra che benzina. Ti costa un casino. Quanto avete ciucciato di birra? Due cartoni. Basta far sponsorizzare la Lick. Esatto. Hai consumato più birra. Mette lo striscione che tu usa, sei a posto. Ehi, sa cose belle. Sei birra.